Sì, buonasera a tutti. Pur nella difficoltà che motiva questo nostro incontro, un grande piacere rivedersi in tanti finalmente. E vorrei anch'io riprendere il discorso di Anna Maria sottolineando un aspetto che mi sta particolarmente a cuore, non solo e non tanto come chi come me si occupa di sociologia del diritto, ma anche come esponente dell'Associazione Antigone. Non vorrei che affrontassimo le vicende dei processi politici come se fossero un aspetto particolare, separato e distinguibile rispetto al processo penale, alla natura e le funzioni del diritto penale in quanto tale e alla questione della sua presenza all'interno dei rapporti sociali come strumento di controllo dispiegato soprattutto verso le aree deboli della società. Ecco, non è che noi possiamo fare un ragionamento diverso per quello che riguarda lo svilupparsi con determinate modalità di questo tipo di processi che un tempo si chiamavano politici, rispetto invece al contesto in cui questi istituzionalmente si collocano, e cioè l'attivazione dello strumento penale come appunto mezzo di controllo sociale. Sono spesso abituato a ragionare in questi termini. Le deformazioni, le parzialità, i caratteri diciamo di particolare allarme, ritengo, riferibili alla operatività e alla natura del processo penale, in molte occasioni a lato o di fuoriuscita o di esagerazione, di dilagamento, direi, no? Dello strumento penale, manifestano la vera natura, la vera sostanza di questo settore del diritto, che può sembrare mediamente rispondere a senso di razionalità, a senso di proporzionalità, che ha le sue radici teorico-filosofiche in una dimensione di misura, di rispetto, di garanzia, e che invece mantiene nel suo nucleo più profondo un seme di irrazionalità e di violenza che si espande e si esplicita lì dove dilaga in territori che non gli sarebbero più immediatamente propri. E credo in effetti che l'attivazione di questo strumento verso i fenomeni e i processi che si caratterizzano politicamente sia uno appunto di quei territori in cui la vera faccia del diritto penale si manifesta. Altrettanto lo è la dimensione delle pene estreme, quindi l'ergastolo, altrettanto lo è ciò che non sarebbe direttamente penale ma è incluso nella sfera del penale, e cioè gli ospedali psichiatrici giudiziari, altrettanto lo è l'uso dello strumento penale per problematiche che non hanno nulla a che vedere con ciò che, di cui questo settore del diritto dovrebbe occuparsi, per esempio nel campo delle tossicodipendenze. Bene, allora, seguendo questa traccia e cercando di ricostruire questo nesso di continuità, credo che si possano riprendere, come inevitabile fare, a riferimento le funzioni strutturali, le funzioni storiche, radicali del diritto penale, per cogliere come la mancata possibilità di realizzare le sue funzioni fattivamente, quindi la possibilità di dare alle funzioni formali, ufficiali di questo strumento giuridico, una corrispondenza alle sue funzioni reali, si riveli poi con particolare evidenza quando ragioniamo del suo intervento nell'ambito del dissenso politico.
sappiamo bene che, per esempio, inutile, non c'è neanche il tempo, vado assolutamente in modo rapidissimo e schematico, quanto l'applicazione della sanzione penale non rieduchi, anzi produca un effetto esattamente contrario nella grande maggioranza dei casi in cui viene applicata. Sappiamo bene quanto sia impossibile che la sanzione penale possa retribuire obiettivamente, a fronte del fatto che la diversa collocazione sociale dei soggetti a cui si riferisce determina un impatto altamente diversificato della sanzione stessa in quello scambio che dovrebbe ricucire l'equilibrio violato dal reato, sappiamo altrettanto bene quanto la sanzione penale non eserciti alcuna funzione preventiva in termini di deterrenza, perché molti fattori, diciamo, agiscono contro la coerente applicabilità di questa funzione, non ultima la appartenenza, diciamo, i riferimenti culturali che caratterizzano determinati comportamenti che arrivano a superare le soglie della legalità e che comunque sono riferiti a quei significati, a quelle rappresentazioni che disegnano un contesto culturale dal quale è estranea la valorialità difesa, diciamo così, dallo strumento punitivo. Questo, se noi cerchiamo di capire questi tre aspetti, che cosa possono significare nella sfera del dissenso politico, restiamo assolutamente disorientati, assolutamente privi di possibili riferimenti, se ad uno riprendiamo questi aspetti. E vale a dire, l'idea di retribuzione ovviamente deve riferirsi a un bene specifico, descrivibile, misurabile, valorizzabile, condiviso, che assume una valenza talmente intensa e irrinunciabile da richiedere una tutela forte, una sanzione forte, reattiva, qual è appunto l'afflizione che si esercita attraverso la sanzione penale. Ma qual è il bene che viene tutelato nel momento in cui si interviene con la violenza rispetto a un dissenso politico? Qua, nel momento in cui si reprime la naturalezza della dialettica sociale, la naturalezza del confronto anche di posizioni diverse, la sostanza effettivamente della democrazia, con qualcosa che si inserisce sacrificandola, deformandola, snaturandola e di fatto spostando il terreno delle tutele non attorno a dei beni apprezzabili, ma attorno a delle facilmente individuabili linee politiche o prepotere politico che intende imporre una determinata modalità lo svolgimento della dialettica politica come condizione in realtà di imposizione di interessi forti, di interessi sovrapposti e sovraimposti alla dialettica sociale. Qui evidentemente c'è uno spostamento del riferimento di tutela. La tutela non è più la libertà del confronto democratico, del confronto delle idee, del confronto delle diverse prospettive eventualmente di ciò che si intende per bene comune, ma circoscrive e si comprime attorno a un'idea di bene imposto da una strategia di potere, da una volontà altra che snatura appunto, ripeto, la dimensione della partecipazione. Certo, se nella dialettica politica si manifestassero comportamenti o eventi che ledono specificamente circoscritti aspetti meritevoli di tutela, andrebbero considerati in quanto tali, ma se vogliamo ritornare alle radici classiche, nell'esatta proporzione dell'entità del bene violato. Ma non è concepibile invece che lo spazio della tutela del bene sia qualcosa che contrasta con la dialettica democratica.
E in secondo luogo la responsabilità. La responsabilità non può che essere personale, non può che essere riferita alle scelte della persona. Non può che disegnare quindi la retributività che si merita la scelta, diciamo così, della violazione del bene, se non riferito alla volontà del singolo. Quindi quando noi ci muoviamo in una dimensione di movimento, ci muoviamo in una dimensione di processi intensi di cambiamento, di partecipazione, di dialettica sociale, non possiamo ragionare con gli stessi paradigmi della responsabilità individuale capziosamente, artificialmente estesi e strumentalmente estesi alla responsabilità di tutti per il fatto singolo, per il fatto dell'uno. E questa deformazione è assolutamente quindi inaccettabile dal punto di vista dei riferimenti, diciamo, di legittimazione dello strumento che il diritto si è dato. D'altra parte il discorso rieducativo, ma che senso ha rispetto al fatto che siamo di fronte a persone che fanno delle scelte consapevoli, che coltivano degli ideali, che hanno delle prospettive di cambiamento sociale che tende alla affermazione di beni sostanziali radicalmente disattesi delle dialettiche economiche e politiche e che quindi meritano, diciamo così, rispetto e attenzione in un processo di cambiamento che da molti punti di vista può essere auspicabile e condivisibile. E quindi a cosa vogliamo rieducare chi? Da questo punto di vista, se vogliamo rieducare qualcuno a qualcosa, vogliamo semplicemente costringerlo a retrocedere rispetto alle sue convinzioni e agli auspici che sta coltivando dal punto di vista del cambiamento sociale. Anche questo è qualcosa che è inaccettabile in una dialettica democratica. Ecco dunque che questi aspetti che si radicano, ritengo, nelle deformazioni connaturate allo strumento giuridico penalistico in quanto tale, ma che dilagano nella dimensione del contenimento di quello che sarebbe il ruolo proprio di questo strumento e il suo asservimento invece a logiche e a prospettive che si radicano invece nella strumentalità politica, noi vediamo dissolversi gli elementi che dovrebbero circoscrivere appunto l'applicazione stessa, riferibili tanto al soggetto, che non è più il soggetto ma diventano i movimenti, diventa la società stessa, quanto al bene, che non è più il bene circoscritto ma diventa una visione politica imposta, quanto alla responsabilità, che non è più personale ma viene attribuita a un intero processo di cambiamento sociale. Ritengo che queste deformazioni non solo debbano andare consapevolmente contrastate sul piano politico, ma ci debbano far aprire gli occhi su quanto sia questo strumento a riempire non a caso le carceri delle parti deboli della società, come diceva Anna Maria. È perché questo strumento naturalmente gioca questa funzione, che quotidianamente ne osserviamo gli effetti da questo punto di vista, ma questi effetti e questi aspetti si manifestano in modo evidente e illuminante quando questo strumento viene a dispiegarsi rispetto a questi fenomeni, cioè i fenomeni del conflitto sociale, diciamo così. E allora anche capiamo perché ritroviamo delle funzioni tipiche dello strumento repressivo penale, ma anche di esercizio amministrativo della forza pubblica, sia su due terreni essenzialmente, e concludo: il terreno della produzione simbolica, e cioè il terreno che parla alla società criminalizzando i fenomeni di dialettica politica e ricostruendoli in chiave negativa, in chiave non condivisibile, in chiave che merita condanna e rigetto agli occhi dell'opinione pubblica, perché
l'applicazione dello strumento penale produce il reato, lo costruisce, lo raffigura e lo restituisce agli occhi dell'opinione pubblica come qualcosa di pericoloso e assolutamente inaccettabile, e quindi la criminalizzazione del dissenso politico si traduce in linea politica opposta, così come l'uscita dalle garanzie del diritto penale sul piano degli strumenti amministrativi di polizia, quindi le misure di polizia, parlano da sole su quanto le tendenze coercitive e di controllo si scrollino di dosso quell'apparato di garanzie che dovrebbe essere alle radici dello strumento penalistico e agiscano in via diretta, così come abbiamo imparato ormai da molti anni, perché sì, oggi ci sono questi strumenti di contenimento amministrativo locale, di fogli di via, eccetera, ma alle spalle abbiamo una lunga storia di testi di legge dal metà degli anni 70 in poi che hanno spostato il potere applicativo delle norme giuridiche dal giudiziario all'amministrativo, quindi aumentando i poteri in capo alle forze dell'ordine e sottraendoli alla magistratura. Ma quando siamo di fronte a questo, è la vera anima, diciamo, dello strumento del controllo che emerge, e scrollandosi, ripeto, di dosso lacci e laccioli imposti dalle garanzie giuridiche, agisce direttamente verso i suoi scopi, sacrificando, comprimendo, recludendo, spostando, espellendo, eccetera, eccetera. Allora, apriamo gli occhi fuori dalle mistificazioni, fuori dalle idealizzazioni, rispetto alla sostanza di questi processi, e ritengo che queste considerazioni vadano riportate al centro di una dialettica politica rispetto alla quale anche le modalità di intervento, diciamo, e le modalità di confronto, di discussione, di costruzione di linee politiche efficaci diventi responsabilità di tutti e di ciascuno in modo libero, senza subire minacce.